L'Orani dilaga nel recupero con il Lanusei e chiude il girone d'andata del campionato regionale juniores al terzo posto insieme alla Dorgalese. I verdiazzurri di Mauro Delogu hanno vita facile contro un avversario presentatosi con soli 10 giocatori, peraltro molto giovani. L'Orani in campo con Sibilla, Luca Seddone e Maurizio Zicchi, Silva Svatieri, Papi, Dedola, Moledda, Mura, Piano e Uscidda. Il Lanusei risponde con Pischedda, Usai, Fanelli, Pistis, Dessì, Piras, Bonicelli, Cattide, Olianas e Caredda. Dirige Urtis della sezione di Sassari. Al primo tentativo i padroni di casa sbloccano il risultato. Sul cross di Dedola, Piras colpisce la palla con un braccio. L'arbitro assegna il rigore. Dal dischetto Dedola spiazza il portiere. Ancora sulla destra Lorani affonda. Qui Piano porta a spasso la difesa ospite ma non riesce a metterla dentro. Al 21esimo altro traversone, Mura di testa prova a impegnare Pischedda. Ancora Dedola arriva sul fondo e scodella un pallone che né Piano né Moledda spingono in rete. Da quella parte Lorani entra quando vuole e sull'ennesimo cross di Dedola, prima un difensore rischia l'autogol, poi Piano calcia incredibilmente alto. Il numero 10 verde azzurro si fa perdonare poco dopo, raccogliendo un lancio in profondità e depositando nel sacco la palla del 2-0. Anche Moledda cerca gloria con un destro potente ma centrale. L'unica conclusione degna di nota della Lanusei è in questo tiro dalla distanza, che non crea problemi a Sibilla. Nella ripresa il divario si fa più consistente. Il terzo gol nasce da un lancio di Silva per Piano, forse al di là della linea dei difensori, che mantiene la freddezza necessaria per infilare Pischedda. Il 4-0 è sempre frutto di una ripartenza. Dedola pesca Mura sul filo del fuorigioco. E anche il numero 9 nuorese mette la firma sulla partita. Lorani gioca al tiro al bersaglio. Qui è Silvas che ci prova col destro. La difesa spazza. Poco dopo, Piano libera ancora Mura. Pischedda si salva in qualche modo. Poi la palla finisce a Silvas che di sinistro manda di poco a lato. Al 65esimo bel taglio di Mura per il neo entrato Angioi che salta anche il portiere ma un difensore salva sulla linea. La palla arriva a Mura che cade sul contatto con l'avversario. Secondo rigore di giornata e espulsione per proteste di Dessì. Dal dischetto va Angioi che sigla 5-0. Altro corner di Dedola e Piano va vicino alla sesta rete. Poi l'azione continua e Vatieri non ci arriva per un soffio. Anche il neo entrato Muredu vuole lasciare il segno sulla partita e dopo un numero su Cattide calcia alto da buona posizione. Dedola è incontenibile col sinistro fa guadagnare qualche applauso a Pischedda. Nuova apertura di Piano per Angioi che si presenta davanti al portiere, bravo a chiudere lo specchio. Dall'altra parte il Lanusei in 9 si fa vedere con questo tiro di Pistis, nessun problema per Sibilla. Il sesto gol è ancora di Piano che finalizza al meglio uno scambio tra Mura e Angioi. Tripleta per l'ex atletico davvero in giornata di grazia. Lorani si ferma qui, per il Lanusei una sorpresa natalizia decisamente amara.